Non solo degustazioni, esposizioni e spettacoli. La festa della vendemmia a Piedimonte Etneo offre anche importanti momenti di dibattito e riflessione. Ieri è stata l'Etna ed il suo inestimabile patrimonio, riconosciuto anche dall'UNESCO, al centro di un tavolo tecnico che ha visto la presenza di qualificati relatori. Un'opportunità per discutere, ma soprattutto avviare una seria campagna di promozione e valorizzazione. Noi siamo convinti che l'Etna, dopo il riconoscimento da parte dell'UNESCO, diventa ormai veramente patrimonio dell'umanità, però prima di tutto è patrimonio delle persone che vivono sull'Etna, no? Allora di questo riconoscimento dobbiamo prima di tutto beneficiare noi, e riteniamo che ancora il percorso sia estremamente lungo. Allora oggi abbiamo deciso di parlare per l'ennesima volta di questo tema, però di farlo non in maniera autoreferenziale, cercando di individuare quelli che sono i problemi, che sono enormi, e i dati che emergono dagli studi sono veramente drammatici, dagli studi sull'afflusso turistico sono drammatici. Non è possibile che 1,5 milioni di persone giungano a Taormina e a Giardino e solo 20.000 vengano a visitare il versante nord dell'Etna, che probabilmente dal punto di vista naturalistico è quello più interessante. Allora vogliamo capire come poter modificare questo trend, e farlo con l'assessore regionale al turismo, onorevole Endori Barbagallo. Oggi abbiamo avuto la lieta sorpresa di ospitare anche l'assessore Vania Contrafatto, che il cui dicastero è estremamente importante, perché parlando di rifiuti questo è uno dei temi, dei problemi che attanagliano l'Etna, e farlo con l'ingegnere Bellia, presidente del GAL, Terra dell'Etna e dell'Alcantara, con Nino Borzì, presidente del consorzio Taormina-Etna, con Franco Montemagno, componente del CDA Fondazione UNESCO Sicilia, e farlo con i giovani dell'associazione Cultura Etna, che si sono spesi nell'organizzare questo incontro, a noi fa piacere, lo troviamo stimolante, senza guardare colore politico. Abbiamo invitato tutte le persone che abbiamo ritenuto in grado di poter dare un contributo al dibattito. L'auspicio è che si tragga qualche elemento utile, non soltanto di riflessione ma di azione, perché troppo spesso ci fermiamo a riflettere, però poi quando si tratta di realizzare fatti siamo un po' più lenti. Quando si parla di turismo e di turismo siciliano non si può prescindere dall'Etna, patrimonio dell'UNESCO, non ancora promosso come dovrebbe essere. Ci vuole forse più sinergia tra gli enti? Sì, però i dati sono in crescita, abbiamo un conforto importante per il 2016, il risultato complessivo del turismo siciliano, più 21,6 al 30 giugno, oltre il 25% al 30 agosto, e dati di presenze diffuse su tutto il territorio, in particolare nei siti UNESCO, dove sull'Etna siamo circa al più 23%, e l'enogastronomico sta avendo un successo straordinario, iniziative come questa, la Sagra del Pistacchio, Ena Etna, Vini Milo, la Sagra della Vendemmia Via Grande, rappresentano momenti di aggregazione sociale ma anche grande possibilità di attrarre turisti, e insomma esponiamo anche il meglio che abbiamo della nostra tradizione enogastronomica attorno al vulcano, che ci viene invitata da tutto il mondo.